Eccoci di nuovo oggi con la sesta puntata di Navigando Parole. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, ciao Paolo. Ciao Dani, dicevamo che siamo già giunti alla sesta puntata di Navigando Parole. Dani, io volevo iniziare questa puntata con una domanda. Qual è il motivo, anzi, qual è la parte più bella per te di Navigando Parole? Oddio, che bella domanda che mi hai fatto, perché per me è tutto bello, dalla fatica che faccio a montare video a stare in onda con te, però devo dire che la parte della registrare o della live soprattutto è emozionante. Questa è la parte più bella, è quella di conoscere persone nuove, realtà nuove, e parlarci così in video anche per la prima volta, questa è la parte più emozionante. Esatto, anch'io sono del tuo stesso pensiero. L'adrenalina che ci dà una live è poi difficile da smaltire. Io tutte le volte che faccio una live a te ti vedo distrutto, invece io è mezzanotte che ancora penso, le rivedo e c'è un'adrenalina difficile da smaltire. Ma anche tutti gli autori che abbiamo intervistato in queste live sono stati per noi di grande arricchimento, anche perché abbiamo letto dei bellissimi libri. Adesso io non voglio fare un endorsement. Oh, mamma mia, questi termini. Allora, io endorsement, quando me l'hai scritto per messaggio, lo sono dovuto andare a cercare su internet, perché vabbè, sono ignorante, perché è inglese. Okay, però, vabbè, tu hai un figlio piccolo, io invece ho i figli adolescenti, quindi ho, bene o male, questo linguaggio lo conosco. E quindi, invece, guarda che gancio che ti faccio. Sì, ma dillo cosa vuol dire endorsement, perché chi non lo conosce... Ormai dai, lo conoscono tutti. Endorsement significa fare una recensione positiva, diciamo così, parlare in positivo di qualcuno. E sicuramente un endorsement agli ospiti che abbiamo oggi lo hanno già fatto i nostri autori. Perché gli ospiti di oggi sono? Allora, è niente po' di meno, come si dice in televisione, che la Placebook Publishing and Writer Agency. E l'abbiamo sentita nominare da due dei nostri ospiti, e nella fattispecie due romanzieri di romanzi storici, Ezio Gaidino Rambaudi, che salutiamo, e Maria Giammarresi, che salutiamo. Ciao Maria! Quindi, non andiamo a sproloquiare oltre, andiamo a presentare il nostro solito countdown e faremo entrare i nostri ospiti. Ok, ci stai Paolo? Andiamo? Assolutamente, assolutamente. Vai col countdown. Via. Eccoci. Allora, prima salve di tutto, mettiamo a posto tutte le cose giuste. Allora, salve a tutti, presentiamo Ciao. Fabio Pedrazzi e Claudia Filippini. Ok, l'ho detti giusti i nomi, sì? Ok. Ciao Fabio, benvenuti, ciao Claudia. Benvenuti. Ciao Paolo, ciao Daniele, ciao. Salve ragazzi, salve. Come state? Bene. Tutto a posto, tranquillo, solito. Bene, ci fa piacere. Allora, noi vi abbiamo invitato perché anche su suggerimento, come diceva giustamente Daniele, di due autori che hanno pubblicato con la vostra casa editrice e hanno parlato di voi molto molto bene. Io ho subito una domanda. Addirittura Maria Giammarresi, con il suo libro che insomma, si chiama Il manoscritto, ridiciamolo, ha parlato di Fabio come del nostro papà. Ora, io ho la mia casa editrice, mi ci trovo benissimo, ma la mia editor Roberta non chiamerei mai sorella e a Katia non chiamerei mai mamma. Allora, la mia curiosità è, ma che rapporto avete con i vostri autori? Un rapporto che deve per forza di cose essere affettivo,
perché li seguiamo dall'inizio, li scegliamo, se capiamo che hanno voglia di crescere come scrittori, diventano veramente amicizie. Tutto qua. Sì, ma inizialmente come funziona? Cioè, voglio dire, no, loro vi inviano un manoscritto, un libro, voi lo valutate e poi iniziate questa collaborazione con loro. Esatto. Mentre per i nostri autori già pubblicati non facciamo più valutazioni. Andiamo a lavorare in fase di editing, se ci sono problemi ci sentiamo, ci seguiamo. Ok, perfetto. Ma Dani, vuoi? quindi voi praticamente, come una volta che l'autore ha mandato il manoscritto, vi occupate anche di tutta la parte della, dopo la valutazione, chiaramente, l'accettazione del manoscritto, di tutta la parte dell'editing, quindi tutto ciò che è il lavoro di fino che si fa sul testo. Questo è il lavoro di Claudia. Claudia, Claudia, allora ti ha chiamato in causa. dici cosa fai a questi testi una volta che ti arrivano sotto le mani? Allora, prima di tutto, comincio a prendere contatto con l'autore e devo capire se è un autore che ha scritto una cosa, una tantum, oppure se è una persona che ama scrivere, perché a quel punto sono due tipi di lavori da fare. Se è una persona che ha detto ma io ho scritto questo perché era la storia di mio nonno, di mio padre, la mia biografia, roba del genere, e non ho intenzione, almeno per il momento, di scrivere altro, bene, allora procediamo con l'editing e vediamo quanto sia disposto ad accettare una correzione. Attenzione che io per correggere devo entrare nell'animo dell'autore perché non posso scrivere come scrivo io, devo entrare nel suo io, nella sua testa, e andare a fare delle correzioni che siano consone con il suo modo di scrivere. Questo è una tipologia di Scusa editing. se ti interrompo, ma tu fai quindi correzioni a livello di scrittura, quindi di modo di scrivere, o ti limiti magari a refusi grammaticali oppure a frasi troppo lunghe, magari ci sono pochi dialoghi, allora consigli di andarli a inserire. Parliamo di tecniche di scrittura? Sì, parliamo di tecniche di scrittura. Diciamo che di solito il primo editing è una questione molto leggera, delicata, non vado, non entro a gamba tesa. Posso, ripeto, per il primo caso fare delle correzioni o consigliarle. Nel secondo, se una persona manda un testo e dice io amo scrivere, io voglio diventare uno scrittore che è una strada tutta in salita e piena di buche, allora io gli propongo un intervento da agenzia letteraria. Quindi passo passo gli dico le correzioni che vado a fare, il perché le vado a fare, gli spiego. Quindi diventa una collaborazione completamente diversa. Quindi sostanzialmente, Claudia, se tu vedi che lo scrittore ha voglia di imparare, evolvere la propria scrittura, tu allora lì fai un lavoro più approfondito. Quindi in certi casi arrivi anche a destrutturare il manoscritto e poi ricostruirlo insieme all'autore. Sempre in accordo con lui, perché lui deve Sempre, capire esatto. chiaramente qual è la tipologia di intervento che bisognerebbe fare, che non deve essere il mio stile di scrittura, ripeto, perché se no il libro lo scrivo io. Certo, E certo. in qualche modo toglierei la personalità di chi lo scrive. Sì, No, ma molto interessante diventeresti questo. una ghostwriter in quel caso, Esatto. quindi. Cosa che siamo, tra parentesi. Diciamo che gli do dei consigli, dico sempre che un lettore, uno scrittore deve stimolare nel lettore tutti i sensi. Quindi se io devo andare a descrivere che entro in un caffè, non mi metto a dire che ci sono, c'è il bancone, il barista, i tavoli. Descrivo l'odore del caffè o il Certo, rumore del caffè.
Sì, Il rumore delle tazzine, del vapore infatti. per il latte, tutte queste cose che effettivamente creano un film mentale, no? Al lettore. E che purtroppo negli emergenti manca tantissimo. Almeno io anche faccio un lavoro da editor e vedo che questa è una cosa che gli emergenti non riescono proprio a mettersi in testa. Forse perché manca uno studio Ci siete di voi un base. pochino più esperti ad insegnarglielo, Però no? in realtà manca uno studio di base, no? Concordi con me, Claudia? Cioè, se tu prendi un testo di un emergente e entra in un caffè, è come la barzelletta, entra nel caffè, splash, basta, è finito là. Cioè, no, non succede nient'altro di così sensoriale, come invece succedono nei bei libri che magari leggono, però non riescono a reintrodurre quella scrittura alla Stephen King o a tanti altri autori nel loro scrivere. Ma vedi, lo scrivere è un'impronta digitale, deve diventare un'impronta digitale. Mi ricordo che Fabio sicuramente se lo ricorderà. Una bomber americano. Esatto, Sì. è stato catturato attraverso quello che scriveva. Ecco perché io non posso intervenire togliendo la personalità dello scrittore, gli posso dare dei consigli, gli posso indicare la Delle strada, tecniche. ma non. Esatto, sì, ma è molto interessante perché. Lui come persona, perché se no stravolgerei, ripeto, il modo di scrivere. Io gli No, ma. posso indicare la strada, tutto qua. Guarda, è assolutamente molto interessante anche perché questo credo che ti permetta di avere un feedback costante con l'autore, quindi tanto da entrare nella sua testa quasi, no? Come dicevi tu prima, nella sua psicologia e da interpretare anche quello che vorrebbe dire, ma non riesce ad esprimerlo con ciò che scrive. Esatto. Esatto. Oltretutto, tutti gli scrittori, pure se scrivono una cosa, non so, fantascientifica o fantasy, guarda caso ci mettono qualcosa della loro biografia, qualcosa del loro vissuto. E io mi diverto da morire a fargli tale. Quindi riesce ad interpretare, ah, questo sei tu, praticamente, ok. Esatto, d'altronde non potrebbe che essere così per l'argomento che trattavamo prima, no? Quindi la Certo. personalità c'è sempre in quello che si scrive, un vissuto, un'esperienza positiva o negativa, un qualcosa che uno non è riuscito ancora a confessarsi, a tirare fuori. Ecco, la mia abilità sta proprio lì, nell'arrivare così in fondo da fargli esprimere quello che ancora non si sono confessati. Ecco perché il termine mamma e papà, ma diciamo che poi diventiamo amici, è una cosa che noi facciamo sempre. Noi abbiamo degli autori che sono veramente dei grandi amici, ma perché hanno capito il nostro spirito, cioè la playbook è qualcosa di diverso, sotto tutti i punti di vista, perché la nostra porta è grandissima per entrare, altrettanto per uscire, nel senso No, quello che è chi impossibile. non apprezza queste cose, come dire, la può prendere anche male. Ci sono autori che hanno detto: ah no, io ho scritto questa cosa e per me va bene così. Ah, quindi, scusami se ti interrompo, perché è molto interessante questo. Intanto c'è Fabio che ha un attimino da Sì, risentire, ha avuto da ridire sentire. sulla porta che per entrare è grande. No, Secondo no, ha avuto da ridire me. sulla porta che per uscire è grande. No, no, per uscire è No, no, grandissimo. il contrario, Vedi? è È per entrare che è per stretta. entrare che è stretta, quello che dicevo io, perché per uscire è facile, se uno no, non sta alle condizioni, ciao, Ma con il perché è giusto nostro, che noi sia così. abbiamo un contratto, che non so se l'avete letto, che Sì. tanto è pubblicato sul Sì. sito. Infatti, Abbiamo ecco, un contratto. volevo dire questa cosa, che infatti questa peculiarità di avere il vostro contratto editoriale è messo sul sito, quindi c'è proprio in bella vista e chiunque vuole può andarlo a leggere, cosa che solitamente non succede, quindi dopo quando uno si approccia con la casa editrice gli arriva sto contratto e scopre lì per lì le clausole e tutto quanto. Invece uno ancora prima di approcciarsi a voi, perché voi siete una casa editrice comunque trasparente, può andare a leggersi tutto il contratto e eventualmente, se alcune condizioni non gli piacciono, neanche invia manoscritto. È giusto che Allora, sia così.
facciamo una premessa, però è una correzione per trasparenza. Okay. La Placebook non è una casa editrice, è un'agenzia letteraria con un brand di pubblicazione che è diverso dalla casa editrice. Okay? Quindi noi non chiediamo i diritti, come fanno tutte le case editrici, quindi i diritti rimangono sempre comunque dell'autore, che ci dà il permesso di pubblicare sotto il nostro marchio a nome loro, che è diverso dalla casa editrice classica. Però un diciamo vincolo che... di 5 anni ci sta, cioè un vincolo aspetta, praticamente... Aspetta. Il vincolo di 5 anni c'è perché in Italia se tu non metti una scadenza non puoi chiamare contratto. Okay? Ok, quindi legalmente dobbiamo mettere una scadenza. Però se avete letto bene il contratto non ci sono nessun tipo di clausole o penali di uscita in caso di rescissione anticipata, né da parte dell'autore ma neanche da parte nostra. Abbiamo voluto questo tipo di libertà proprio per differenziarci da tutto il resto. Noi siamo disposti a lavorarci giorni su un lavoro, pubblicarlo, aver da dire con l'autore o lui con noi o noi con lui, anche per cose che sono extra editoriale. Cioè se un nostro autore si comporta in maniera tra virgolette sconveniente nei confronti della Placebook sui social, io e Claudia prendiamo il contratto e lo stracciamo. Come è successo? Cioè vogliamo la massima armonia. Sì, sì, se c'è una certa eticità, no? Che credo che sia consona al poi a quello che si va a fare, a un contratto che comunque si va a firmare, no? Esatto, noi siamo fatti così, noi il contratto lo portiamo fino alla fine, abbiamo già rinnovato alcuni contratti che non erano di 5 anni, cose che adesso non accettiamo più perché tanto non ha senso farlo di 2, di 3, di 4, se tu lo vuoi dopo 2 anni vuoi non rinnovare, vuoi non andare avanti, me lo dici e lo rescindiamo. Ma anche il giorno dopo. Ma anche il giorno dopo, è capitato addirittura gente che l'ha rescisso prima ancora che pubblicassimo, perché ha cambiato idea. Non è un problema, ma noi facciamo il lavoro, facciamo l'editing, paginato, copertina, pubblichiamo, il mese dopo l'autore cambia idea, mi dice guarda io ho cambiato idea, non c'è nessun problema, togliamo i libri dal portale di Amazon e finita lì. Arrivederci. Ecco, diciamo allora, visto che hai parlato di copertina, di editing, allora con Claudia abbiamo parlato di editing e lei è colei che si occupa di coccolare i testi, sistemarli, fare tutto quanto. Fabio, tu invece sei addetto, fra le altre cose, chiaramente, alla grafica, sbaglio? Allora, no, giusto. Allora, Claudia però fa l'editing e l'impaginazione. E l'impaginazione, ok. Perché anche graficamente è lei che conosce il testo. Io faccio le valutazioni, sì. Ma quando valuto non leggo tutto il testo, non potrei, non avrei il tempo. Abbiamo una nostra metodologia, lo leggiamo in 5 punti, controlliamo un attimino certe frasi, i dialoghi, la punteggiatura, dopodiché capisco ormai dopo 5 righe se uno scrittore vale la pena seguire o se sì, lasciamo perdere. Una volta che Claudia ha fatto l'editing si impegna lei e si occupa lei della grafica dell'impaginazione, che è una grafica particolare perché siamo molto attenti. Io, a parte il fatto che lei ha gestito in vita sua anche un giornale che della quale era editore e impaginava, però non aveva la scuola. Io nasco tipografo ancora di quelli, visto la mia età, che componevano con i caratterini in piombo. Quindi ho fatto tutta la gavetta nel mondo della grafica, quella con la G maiuscola, quelle che erano arti grafiche. Sì. Quindi le ho passato tutta una serie di informazioni, noi curiamo le vedove, curiamo i righini, curiamo che non ci siano righe troppo larghe o troppo strette, controlliamo il bilanciamento tra i bianchi e i neri sulla pagina per rendere la lettura più scorrevole, abbiamo deciso di staccare dalla narrazione i dialoghi. Sì, infatti questa quindi... è una peculiarità che ho notato, infatti l'avevo anche fatta presente. È un vostro stile di impaginazione. È uno stile che deriva da una, chiamiamola vecchia, tra virgolette, ma in senso positivo, scuola grafica. Chi è arrivato come me
dalla composizione in piombo con le linotype, con tutte queste cose, e si è trovato a comporre e a fare i lavori sul computer, è stato un gioco. Chi parte con il digitale non ha più, perché non ci sono più queste scuole che danno queste informazioni. Ma se io uso una font troppo grossa su una pagina, cioè una pagina deve avere al massimo dal 3 al 5% di nero rispetto al bianco. È il bianco che fa leggere i neri. E queste cose non vengono più insegnate. Io vedo delle copertine, vedo degli impaginati che sono buttati lì, che sono messi tutti, che non si legge niente, non si capisce. E noi curiamo anche questo aspetto ed è lei che se ne occupa. Io mi occupo delle copertine. Ok, allora parliamo delle copertine perché sono veramente molto riconoscibili. Qui, per esempio, abbiamo la copertina di Gregorio, di Ezio Gaidino, Rambaudi, cioè c'è questo nome che è altisonante ogni Sì, volta. è un rogito. E poi abbiamo la copertina di Maria Giammarresi, chiaramente poi ce ne sono tante altre, ma noi abbiamo queste sotto mano e ci sembrava giusto poi riomaggiare gli ospiti per questo. E sono riconoscibilissime. Una cosa che ho detto a Maria è stata proprio questa: ah, la copertina di Fabio è la copertina della Placebook, è una copertina che riconosceresti in mezzo a milioni di libri, perché ha proprio la sua impronta digitale, come dicevamo prima con Claudia, no? Sì, le Cioè, nostre copertine. questo stile, scusa, acquarellato, io adesso nella mia ignoranza grafica lo potrei chiamare così. Allora, sì, nascono intanto da una ricerca iconografica che fa Claudia avendo letto lei il libro. La nostra intenzione è sempre quella di riproporre sulla copertina l'atmosfera del libro. Ciò che il lettore andrà poi a rivivere tramite le parole. Molte volte, come per esempio nel caso questo di Maria, sono due immagini che Claudia ha trovato nel web, che vengono montate come immagini con Photoshop, dopodiché tramite chiamiamola un'azione, non so come definirla, un mini software all'interno di Photoshop, che siamo in 120 nel mondo ad averlo, nel mondo, e viene creata questa illustrazione. Scusa, ma come si chiama? Perché io bazzico Photoshop in realtà, però ecco, questa cosa mi interessa molto. C'ha un nome che non ti viene adesso, È quindi. una, no, no, è un'azione che si chiama Artist, Ah. che ti dà. Sono circa 600 passaggi di Photoshop Ah. e sono per la maggior parte modificabili. Quindi se due artisti, perché io su queste copertine chi fa questa illustrazione lo definisco un artista, se due artisti partono dalla stessa immagine e usano la stessa azione, otterranno due risultati differenti. Bravi, insomma, Beh, quindi l'azione chiaramente questa rimane. azione è a pagamento, si compra. Certo. Però che mi è perché ne ho cercate parecchie nel corso degli anni e questa è quella che più ci ha rappresentato ed è quella anche più modificabile, che permette determinate cose. Per esempio, se vedete questa di Maria è su un fondo chiaro, se rimettete quella di Ecco, Ezio, sì. la vedete che è su un fondo scuro. Sì. L'azione che ho utilizzato è la stessa, il Sì. risultato è differente, rimane l'impronta, come dicevi prima Daniele, impronta digitale, ma cambiano. Poi c'è un Comunque discorso. sono entrambe molto belle e Evocative, sono molto evocative queste copertine, sì. È quello che vogliamo. Poi c'è il discorso grafico, nel senso che una volta fatto lo sfondo, bisogna trovare la font giusta per il nome, per il titolo, per il sottotitolo, e lì il Bilanciamento dei colori. bilanciamento dei colori. Certo. Vabbè, quello diciamo che è tutto un discorso di competenze grafiche che uno anche della vecchia scuola come te sa veramente come fare.
Poi, Paolo, allora, vuoi fare una domanda? Sì, sì, guarda, allora, prima Fabio aveva parlato che, di questa differenza, no, tra agenzia letteraria e casa editrice. Ecco, io vorrei un attimino approfondire questo discorso, perché l'abbiamo toccato marginalmente. Se puoi spiegare a tutti quanti, e questo è come a volte facciamo un servizio pubblico, vuoi spiegarlo tu, la differenza tra casa editrice e agenzia letteraria? Allora, la casa editrice fondamentalmente decide di pubblicare un libro, si fa dare i diritti del testo, a quel punto il testo diventa suo, ci fa quello che vuole, poi dipende dall'autore, perché chiaramente a un esordiente gli fanno un editing, ma probabilmente neanche glielo fanno leggere, Adam Brown ci parlano con lui e discutono, insomma, è chiaro, no? Dipende dai rapporti di potenza dei nomi. Parliamo di autori emergenti, no, dai, come noi. Sì, però parliamo di editori, esatto, prendono la proprietà intellettuale, i diritti diventano della casa editrice e la casa editrice ci fa quello che vuole. Quindi questo per tutta la durata del contratto che vai a stipulare con l'autore. Esatto, e questa è la casa editrice. L'agenzia letteraria fa un lavoro differente. Prende un autore, lo cerca di far crescere e lo va a proporre, lei, agenzia, lo va a proporre... Scusate, ci hanno suonato il campanello, deve andare a vedere. È la posta, solitamente è il postino. Sì. Lo vanno a proporre a case editrici. La nostra idea iniziale era stata un po' questa, sia io che Claudia siamo autori, cioè io ho circa 40 titoli pubblicati, insomma. Ho visto, sì. Claudia credo 15, una roba del genere. Dove ci siamo scontrati? E adesso a chi li proponiamo sti testi? Che il mercato editoriale e la realtà editoriale italiana è in uno stato pietoso? Allora abbiamo detto, va bene, ma se creiamo noi un marchio e pubblichiamo noi tramite Amazon, che secondo me sono da fargli un monumento, li possiamo seguire, possiamo portarli sul mercato in maniera professionale, senza fargli spendere un centesimo, sotto un marchio che pian piano comunque ha preso una sua valenza. Cioè sì, oggi essere un autore della Placebook comunque ti dà un plus. Quanti anni è che siete sul mercato? Noi abbiamo fatto le prime pubblicazioni poco prima di Natale del 2018. Ah, quindi sono 5-6 anni. 5-6 anni che siamo sul mercato, ma se vi racconto il perché è nata, ci facciamo una grossa risata. Vai, siamo qui per questo. Scrivevamo tutte e due da sempre, insomma, però chiaramente di libri vendendo così si campa poco, di conseguenza io facevo un altro lavoro e Claudia era a casa e si annoiava, ma annoio, al che ho detto, vabbè, senti, ma abbiamo dei libri che sono lì nel cassetto, Amazon ci permette di pubblicarli, perché non ci pubblichiamo i nostri? E abbiamo pubblicato il primo anno, i primi erano come Pedrazzi Editore, che era un mio vecchio marchio che avevo fin dagli anni 90. Abbiamo pubblicato i nostri libri e mi sono accorto che anche solo pubblicarli richiedeva una certa capacità, perché non è così intuitivo. Sì. Allora ho detto, ma se ci fosse qualcuno che vuole che glieli pubblichiamo noi gli diciamo, guarda, noi ti facciamo l'editing, la copertina e poi quello che guadagna il libro facciamo metà per uno. Non ti facciamo spendere niente, non rischi niente, non hai nessun obbligo. E questo a gennaio 2019. A febbraio abbiamo messo un post sponsorizzato su Facebook da 15 euro, a marzo ci sono arrivati 150 autori. E attualmente, scusa, quanti autori avete? 380. Autori con più di 700 libri pubblicati. Buono. Tant'è vero che io a quel punto ho lasciato il lavoro che avevo, perché Claudia da sola non ce la faceva.
D'altronde c'è una cosa, quando uno dice qualcosa all'universo, l'universo ti ascolta e te lo manda. La legge d'attrazione. Esatto. E io, siccome ho fatto sempre l'imprenditore, chiaramente trovandomi a non far niente, quando ero un imprenditore dicevo, in vecchiaia voglio leggere e rileggere tutti i libri che non ho mai letto nella mia vita. L'universo mi ha ascoltato. E mi ha mandato 370 E ordini. adesso non solo li leggi, ma li leggi, li rileggi, li correggi, li sistemi. Mi riscrivi quasi, no? E quindi Stata accontentata. anche troppo, Adesso anche troppo. Dani, io. dimmi. No, guarda, Io allora, se... dimmi, dimmi, Dani, vai, vogliamo, vai, vai, vogliamo tu. parlare, vogliamo parlare di un progetto Esatto. che è una costola, possiamo chiamare così, una costola dalla Placebook, che si chiama Città in Giallo. Sì, abbiamo detto prima che Fabio, no, ha più di, è anche lui scrittore, ha più di 40 titoli e quindi adesso ci viene ad illustrare questo Allora, progetto. anche questa è nata ridendo, nel senso che io scrivo, ho diverse serie di libri. No, è uno scrittore compulsivo lui. Sì, io devo scrivere. Ho diverse serie di Ma libri che... scrivere è terapeutico, eh? Quindi, come dicevi tu prima, Claudia, no? Che gli autori mettono tutto ciò che non riescono a dire, lo mettono per iscritto. Tu sei brava a andarlo ad identificare, ma per noi scrittori questo è terapeutico. Ma È guarda, io eccezionale dico per me. sempre, tu hai un'antipatia verso qualcuno che proprio non so che gli faresti, scrivi in giallo e ammazzalo. Ammattolo in un libro, è vero. Ma tornando a prima, è anche Fabio che fa No, così? aspetta, 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 No, questa mi ma beh, hai dato un gancio, scusa Claudia. Infatti, se non ricordo male, chi è che ci aveva detto che aveva preso? Ah, Maria Giammarresi aveva inserito, perché ce l'aveva a morte con un certo tipo di sì, giornalisti, una esatto. giornalista che gli stava sulle palle, scusate il termine, L'ha scritto, è vero, è vero, è vero, all'interno, Dani, è vero. era Daniela, mi sembra si chiamasse Daniela, sì, il era personaggio. la compagna del papà, la giornalista, sì. Senti, Ha seguito il tuo consiglio praticamente e gli ha fatto fare, non è morta, però insomma. no, no, però diciamo che era il personaggio antagonista. Allora, scendiamo un attimino le due livelli di scrittura. C'è lo scrittore emergente che comincia, che sta cominciando a fare la strada ed è su questo piano. Ovviamente prende del suo, lo mette, pum pum, lo vive e lo scrive. Lo scrittore, tra virgolette, professionista, fa un altro tipo di lavoro. Prende il suo vissuto o quello di qualcun altro, una scena che vede al bar, la fa sua e la mette nei libri. È un lavoro un pochino più complesso. Devi avere un attimino più di tecnica. Ok? Comunque, per tornare a Città in Giallo, è nata anche questa per caso. Perché io tra un libro e l'altro avevo dei buchi di 3-4 mesi, perché chiaramente non è che puoi pubblicare 6 libri in un anno. E anche perché, allora, Fai io fatica anche a promuoverli, insomma, cioè sì, a evidentemente. promuoverli, insomma, non è neanche giusto, diciamo uno ogni 10 mesi, uno all'anno, va bene, Certo. però poi hai dei fermi, anche perché io personalmente sono piuttosto veloce a scrivere. Tenete conto che un libro di 300-350 pagine lo posso scrivere tranquillamente in 3 settimane, un mese. Poi ho la. Tanto dopo ci pensa Claudia a sistemartelo, quindi non è un Sì, problema. esatto. No, beh, sì, faccio refusi. Io faccio la prima stesura, leggo, metto a posto la seconda stesura, poi glielo passo a lei. In questi buchi, sinceramente, a volte non sapevo cosa fare, perché è vero che faccio anche il ghostwriter, ma purtroppo non è che mi arrivano lavori per lavoro a tutti i giorni. Quindi avevo questi buchi. Mi sono messo a fare dei mini gialli. Mi è venuta questa idea di dire: ma se noi ambientiamo un personaggio, dei personaggi in una città e la diamo a un autore, ci può fare dei libri un po' più corti,
quindi sulle 180-200 pagine, un po' più veloci, monocaso, diciamo, non troppo intricati, e possiamo creare una collana. Ecco, e da dove è nata? E l'abbiamo chiamata Book Fiction. Perché? Perché ogni città è formata da più puntate degli stessi personaggi. Ogni caso è autoconclusivo, però hanno tutti un fil rouge che La li città. accomuna. E la città diventa quasi una coprotagonista. Certo. Che città avete preso? Oh, Allora, ogni io, città. ogni autore ha scelto la sua e ha il monopolio. Io ho shippato Roma a Claudia e lei si è presa Verona perché la conosce per varie Ancona vicissitudini. l'avete scelta? Qualcuno l'ha scelta Ancona? No, No. allora troveremo qualche autore per scegliere Ancona. Facciamo Va l'appello. benissimo, ci piace. Ci è piaciuta l'idea della book fiction, cioè fare queste fiction tipicamente televisive, quindi di durata più corta di un film, ma messe tutte insieme. Io ormai qualche lettore ce l'ho, quando cominciano a prendere il primo, mi accorgo che nell'arco di un mese circa, un mese e mezzo, arrivano alla sedicesimo, all'ultimo che è stato pubblicato fino adesso. Perché? Perché si appassionano. Certo, poi c'è una certa fidelizzazione, no? Eh sì, soprattutto So i che lui scrive personaggi. bene, quindi mi fido di lui e quindi continuo a comprare i suoi libri. Mi piacciono i personaggi, ma così è Certo. stato per Claudia, così è stato per Sonia Filippi, che è un'altra nostra scrittrice, per Micheletti, cioè ce ne sono alcuni si sono un po' arenati, dopo due o tre libri si sono un po' fermati. Anche se avevamo detto che almeno uno all'anno avrebbero dovuto tirarlo fuori. Vi Ma faccio una. Io sono partito a giugno, mi sembra del 2021, se non mi ricordo male, più o meno ad agosto ne avevo pubblicati 9. accidenti, produzione Perché? letteraria non indifferente. Sì, io devo scrivere. Devo scrivere, cioè, allora, quello che dico sempre anche ai nostri autori, lascia stare le vendite, chi se ne frega, cioè non è con questo che puoi campare. Devi avere il sacro fuoco della scrittura Sì, sono d'accordo, che assolutamente. porta a essere felice quando ti metti davanti al PC e cominci a scrivere. Punto. Certo. Praticamente succede questo, che chiunque chiama Fabio fa: Fabio, ciao, che fai? Scrivo. Sì. Punto. Cioè, non c'è alternativa. Oppure, ciao Fabio, che fai? Scrivi. Ma Sì, finché ti ecco. chiamano al telefono, il problema è quando ti chiama Claudia che ha bisogno e tu stai a scrivere, spero che smetti e gli puoi Sì. dare una mano per... Non è contento, tante volte si stranisce perché chiaramente gli interrompo, Certo, il però filo dei flusso del pensieri. pensiero, certo. Ha tale capacità che puoi interromperlo 10 volte, ma Certo. il filo Sì, non una lo perdo. volta. Allora, quindi tornando alla parola iniziale, hai visto che endorsement che ha fatto Claudia a Fabio? Comunque, Città in Giallo è nata così, è nata per riempire i miei buchi tra un libro e l'altro. E Poi l'idea è piaciuta si è allargata agli altri. e adesso siamo arrivati, dunque, se non sbaglio, a 87 pubblicazioni. Ma Beh, quindi già è un buon i numero. requisiti di questi libri sono una massima 180-200 pagine, no? Se Sì, non ma sbaglio. adesso li abbiamo, ma proprio da qualche mese, abbiamo liberalizzato il numero di pagine, perché prima, perché avevamo fatto quello? Perché li abbiamo messi in vendita a 10 euro, quindi non potevano superare un certo numero di Certo, pagine. per esigenze Adesso, anche che ormai di. dopo 2 anni ho visto che comunque gli autori facevano un po' fatica anche a rimanere in quel limite, abbiamo liberalizzato il prezzo, quindi ci sarà un Città in Giallo che costa 10 euro e uno ne costa 14. Certo, ok. E Nella quindi una città. Ah, scusa Claudia, vai, dimmi. speranza che qualcuno magari prenda queste serie e ne faccia una serie televisiva, noi ci speriamo sempre. E Vabbè, ci sperano un po'
parliamoci chiaro. Quindi. Però sì, sì. Ecco, il discorso, la speranza è quindi... importante ad averla, no? Anche la speranza è una molla che ci fa fare, no? Tante cose che facciamo. Quindi una città realistica, quindi un personaggio seriale, una possibilità quindi di andare avanti nel tempo con lo stesso personaggio, come succede spesso con il solito detective o quello che è. E, è data via un attimo l'immagine. E poi un altro requisito di questi libri, quale deve essere? Beh, prima cosa... mono caso, cioè nel senso che non può esserci più plot, ma ci deve essere un plot. No, abbiamo accettato anche magari di dividere in due un caso lungo. Ecco. Ma credo che adesso vada un po' a decadere questo, soprattutto se il numero delle pagine non deve essere più 380 e 200, ma uno si può dilungare anche fino a 250, quindi... Esatto. Potrebbe essere un pochino più articolata la storia, credo, da come ho capito. Sì, adesso l'abbiamo liberalizzato. Scusa, vorrei intervenire, perché una cosa che è sempre successa con gli scrittori che sono entrati a far parte di Città in Giallo, e anche curiosa, è che il lettore non guarda la storia e basta, si affeziona al protagonista. Sì. E quindi si sentono chiedere, ma allora, per esempio, il personaggio di Fabio si chiama Arcantes, allora Arcantes che gli è successo? Ma come va a finire poi, no? Oppure nei miei mi chiedevano di Umberto, ma Umberto allora se lo sposa Andrea, che è la protagonista, cioè il lettore si affeziona al personaggio, d'altronde Simenon. Uno addirittura non lo chiamava più, diceva Maigret, perché era Maigret la cosa più interessante da seguire. Infatti io proprio questo volevo fare una domanda a Fabio, ma può rispondere anche a Claudio. Allora, io sono un grande appassionato di gialli, io ho letto, soprattutto a me piace molto Rex Stout, no? Con Nero Wolf, ha fatto anche diverse serie TV, Ellery Queen, Agatha Christie, sinceramente un po' meno. E degli attuali io amo molto Carlo Lucarelli, ma davvero ho letto tutti i suoi libri. Adesso l'ispettore Coliandro forse è stato un pochino troppo commercializzato, devo dire la verità, però tanti suoi personaggi secondo me sono stati vincenti. Ecco, Fabio, Claudia, c'è qualche scrittore anche moderno, giallista, che vi ispirate oppure che vi piace, che vi appassiona leggerlo? Posso dire una cosa molto presuntuosa? Certo. Io scrivo e non leggo. C'è stata una pausa, non so no, se... perché io adesso devo dire la verità, Fabio, non per un... Io scrivo favole, ma mi arricchisco leggendo dei libri. A me piace molto il calcio, ho fatto anche l'allenatore di calcio, ma se non vado a vedere altre partite, ovviamente io... Non miglioro, andavo anche a vedere anche allenamenti di altre squadre per capire come si poteva giocare meglio, perché poi impari anche dagli altri, no? Quindi al di là della tua presunzione è interessante ciò che dici, no? Per capire... Ma non è una vera e propria presunzione, il problema qual è? Parlo di me, del mio stile di scrittura, certo. È talmente scebro... è ormai acquisito che se io dovessi inserire qualcosa di diverso e leggendo qualcos'altro ti contamini, non c'è niente da fare, ti contamini, io andrei a toccare il mio stile di scrittura e ciò è una cosa ci che sta. Non voglio. No, ci sta, però ci sta. Di contro, facendo il ghostwriter, ho acquisito quella capacità di scrivere con lo stile degli altri. Ho appena messo a posto un libro che ha già vinto due premi come ghostwriter, ok? Quindi ho queste due facce, quindi non è che non leggo, che non voglio imparare. Nella mia vita qui sopra di noi nel soppalco avremo circa 3.000 volumi, tutti letti. Mi sono letto tutto Simenon, Camilleri, tutta una serie di libri. Non è che non li ho letti, non li leggo quando scrivo.
Vabbè, okay, questo, okay, questo okay. Sì, però è diverso, sì, però è diverso. Ci sta, sì. Cioè, è giusto che mentre tu hai il tuo momento di scrittura, il tuo stile, ovviamente, vai, eviti contaminazioni, però comunque hai letto, no? Sai perché il problema? Perché io mi sto scontrando e ho lasciato perdere poi con dei personaggi su Facebook, purtroppo. Questa è una battaglia di Daniele. Ma no, vabbè, è un ricettacolo di persone, a volte anche un po' sopra le righe, con persone che dicono non leggete perché leggendo rovinate il vostro stile di scrittura. Anche se siete scrittori emergenti, l'importante è viaggiare, conoscere, fare esperienze emotive. Ma allora, santo signore mio, ma io dico, no, ma se tu non leggi, se non hai mai letto in vita tua, ma come pensi di poter scrivere un buon libro o saper perlomeno come è scritto un libro? Allora, una editor come Claudia vedrà già dalle prime tre righe uno che non ha mai letto, ma ha solo guardato serie TV e quindi vive con l'idea della telecamera che riprende tutto, quindi sensorialità zero, è tutto esterno. No, cioè, perdonami se ti interrompo, dimmi. Soggetti peggiori. Sono? Aspetta, non ho sentito. Soggetti peggiori. Okay. Soggetti peggiori, quelli che fanno il verso a qualcun altro, a un altro scrittore, a un modo di scrivere che è fuori tempo, che è desueto, sì. Hanno letto solamente classici e non capiscono che stiamo nel 2023 e quindi certe cose scritte in quel modo alla seconda, terza pagina uno li lascia perdere, perché allora io che ho smesso di giocare 8 anni e mezzo e mi leggevo gli scrittori russi perché a casa mia c'era solo quello, ok? Non mi sognerei di fare 2 pagine di descrizione della stanza dove si svolge la scena, perché siamo in un'era veloce, quindi i periodi devono essere corti, le frasi devono essere chiare, il linguaggio deve essere comprensibile. Certo. Non deve servire per far vedere quanta cultura ho io. La mia cultura è l'aver fatto tesoro di quel bagaglio che ho incamerato in me e l'ho fatto mio. È qualcosa di diverso. Non so se riesco. No, è molto chiaro. Esatto. Il concetto che esprime è molto chiaro. Infatti, il discorso è proprio questo. Le stesse persone che dicono non leggete dicono anche non fate corsi. Non fate corsi, non studiate, perché comunque non serve a niente. Quando invece oggi fare un buon corso, perché è pieno, il mondo online è pieno di corsi che non valgono niente. Però fare un buon corso di scrittura aiuta a capire come si deve scrivere oggi, giustamente come ha detto Claudia, oggi i tempi sono cambiati, la mente delle persone si è evoluta, è cambiata in un certo modo per i contenuti online, quindi smart, veloci, molto video, quindi devi dare brani con una dinamica all'interno di lettura molto semplice. Capitoli corti, perché non devono essere più quei capitoli lunghissimi, muri di testo come succedeva una volta con i grandi classici, sono muri di testo, frasi molto lunghe, articolate, c'era tutto un discorso di infiocchettiamo ogni frase come se fosse un dipinto. Oggi è tutto diverso, ma se non fai corsi, se non studi, se non leggi, queste cose non le sai e continui a scrivere come scriveva Manzoni, come scrivevano nel Novecento. Guarda, soprattutto ultimamente abbiamo avuto un po' questo problema che ha detto Claudia e un po' quello di fare, di scopiazzare dalle serie televisive. Ecco, perché è più facile guardare una serie TV piuttosto che leggere, perché passa sto segnale che non si legge più. Però la serie TV non ha le stesse tecniche della narrativa. La narrativa è una cosa, ma la serie TV è un'altra, il cinema è un'altra. Ma allora, noi abbiamo impostato Città in Giallo con un taglio televisivo di linguaggio, ok? Gli altri libri, parlo per i miei, hanno, quelli più lunghi, hanno un linguaggio cinematografico. Tutti i miei libri sono suddivisi a scene, non a capitoli. Quando c'è il cambio scena, cambia il numero della scena. Proprio come se fosse una sceneggiatura.
una sceneggiatura, chiaramente non scritta come sceneggiatura, ma scritta come narrativa. Ok? Ma però così dovrebbe essere. Il concetto è quello. Quello che dicevi tu dei corsi, entriamo nello stesso discorso delle case editrici non a pagamento. Uno che si approccia in questo mondo e non sa dove sbattere, rischia di andare a spendere 7, 800, 1000 euro, quello che sia, 100 euro, quello che è, per andare a fare un corso che poi dopo gli serve e non gli serve. Allora, i corsi e gli studi vanno fatti. La tecnica di scrittura va imparata. Ci sono tecniche di scrittura. Ok? Come diceva Pavese, però, attenzione, perché la tecnica ti porta da 0 a 7. Come dire, il dono che tu hai ti fa partire da 7 in avanti. Se tu poi abbini il dono alla tecnica, hai fatto uno scrittore. Guarda, allora c'è cioè, a questo in punto, generale. A questo punto posso... sì, in generale, cioè non è che è un assunto, però c'è chi ha il dono della scrittura e non riesce a trovare gli strumenti per poi andare a svilupparlo in maniera professionale. Sì, tu parli di potenziale, no? È qui che c'è una editor brava che ti fa venire fuori, no? Il tuo potenziale ti aiuta a, esatto. Allora, poi, se posso, a metterlo per iscritto, no? Paolo, c'è una frase in un libro dei nostri ospiti, poi, che sicuramente se vedrà questo video riconoscerà se stesso, che dice che il talento è un'altra cosa. Esatto, se c'è, sì, ben venga, ma per fare la differenza servono le competenze. Allora, come per dire che Picasso non abbia mai imparato sulle tecniche di pittura. No, ma vedi, è tutto quanto buttato così, lui era talentuoso, ma non è vero, chiunque ha iniziato, tutti hanno iniziato con delle basi, con le tecniche, poi chiaramente cosa fa la differenza? Il talento, il tuo, quello che hai dentro, chiaro. Esatto. Paolo, vogliamo dire qualcos'altro? Noi avevamo paura, no? Fabio, dicevi, ma arriviamo a 50 minuti, ma è tanto, siamo già a 52 minuti, vedi che non è tanto in realtà. No, anche perché di cose ce ne sarebbero tante altre da dire in questa piacevole chiacchierata. Daniele, però siamo già arrivati a 53 minuti, non so se i nostri ospiti vogliono dire qualcosa. Oggi, adesso aggiungo una cosa, oggi ovviamente le nostre due solite rubriche non ci sono. Una perché chiedere a una casa editrice, agenzia letteraria, qualsivoglia, parlare della casa editrice mi sembra, no, un po' strano, quindi e ne abbiamo già parlato a sufficienza, e siccome le rubriche vanno di pari passo anche il brindisi con la regione. Intanto, di dove siete voi? Perché questo non l'abbiamo detto. E io di Milano e Claudia di Roma. Ah, ok, quindi la prossima di nascita, volta di nascita. Va bene, ok, quindi la prossima volta ritorneremo con loro e faremo il brindisi. Penso che possiamo salutare i nostri ospiti. Guarda, Paolo, se posso dire una cosa io, allora facciamo così, facciamo un piccolo appello. Allora, per quanto riguarda qualunque tipo di scrittore che abbia capito ormai il taglio della publishing, per quanto riguarda la sua filosofia, voglia mandare un manoscritto, lo faccio, no? Dico che è importante che comunque la gente si candidi, insomma, per poter mandare i propri manoscritti, poi verrà valutato. Avete ormai capito chiaramente com'è la Placebook, perché la Placebook Publishing è un po' diversa dalla classica casa editrice, e noi siamo stati veramente bene in vostra compagnia, è stato molto interessante, devo dire, mi è piaciuto tanto capire un po' quello che succede all'interno di una casa editrice, perché comunque sì, anche se voi non definite così, diciamo, le dinamiche sono molto similari. Diciamo che oggi abbiamo fatto una puntata di servizio pubblico.
Sì, ma anche servizio per noi, perché è stato anche arricchente per noi. Ma noi facciamo parte del pubblico, perché poi dopo ci riguardiamo. Quindi. Io mi candido per la città di Ancona, per la città in Va giallo, eh? Poi ti manderò qualche bene. cosa. Saremmo onorati di leggerti. Va bene. Un'ultima cosa, noi non siamo Certo, una casa editrice solo fiscalmente. va bene. Perché Ok. in effetti facciamo tutto il lavoro che le case editrici dovrebbero fare. Esatto. Fiscalmente in Italia, oggi come oggi, diventare case editrici è un suicidio economico. Di conseguenza abbiamo un po' trovato questa soluzione, che dopo che siamo usciti e dopo che hanno cominciato a vedere, ci stanno copiando, ma ciò ci fa molto piacere. Diciamo che abbiamo dato il via un po' a un'editoria 2.0, ecco. Siete stati pionieri di una situazione. Esatto. Va bene, Va ragazzi, è bene. stato un piacere stare con voi. Ciao Grazie, Claudia, ciao Fabio, altrettanto. a presto. Ciao, ciao a Ciao a tutti. tutti. Ciao, Ciao, ciao. grazie. Bella puntata oggi, Dani, no? Con la Placebook di Fabio Pedrazzi. Beh, devo dire che è stato veramente interessantissimo scoprire tutti quei anche retroscena che ci sono all'interno di una casa editrice. E poi loro sono anche due personaggi molto competenti e che ci hanno insegnato molte cose, diciamo. Guarda, a me, anzi adesso possiamo anche fare un appello, perché come avete visto, la nave di Navigando Parole non approda solo nei porti degli autori, ma approda anche nei porti di altre, entità, di altre entità, di addetti ai lavori, no? Quindi facciamo un appello ad agenzie letterarie, a case editrici, a editor. Qualora vogliono venire da noi, noi siamo aperti a tutti e accogliamo a tutti sulla nostra nave. Che ne dici? Assolutamente, anzi, dopo aver avuto questa esperienza con la Placebook, devo dire che abbiamo scoperto quanto sia importante per tutti noi amanti della letteratura e della scrittura avere queste figure professionali a servizio, no? Nel senso che abbiamo delle persone che ci potranno insegnare e dire quello che è in realtà il retroscena che c'è dopo. E prima anche la Quindi, pubblicazione di un libro. per parlare in gergo ormai navigando parole, di insegnarci la rotta giusta. Esattamente. Adesso vi salutiamo. È stato un piacere, Paolo. Anche per me, Dani, alla prossima possiamo già dirlo. È il 20, sarà il 20 di settembre con un autore veramente, veramente forte. Non Non lo diciamo dire. nulla, non spoileriamo nulla. Ok. Il 20 settembre, credo alle 17, però questa volta. Sì, il 20 settembre sarà una live alle 17. Sì, sempre sul nostro canale YouTube, dove vi chiediamo di iscrivervi, mi raccomando. Quindi, niente, appuntamento al 20. Un saluto ragazzi, fate i bravi. Ciao Dani. Ciao Paolo, ciao ciao.